No, adesso non servono perché li muovo tutti sulla tavola. Se serve acqua? Allora, facciamo come che sono innanzitutto voglio sapere che cosa per l'organizzazione della chiave di un po' mobile, se qualcuno ha una sentenza oppure se ne può stare un diritto di per la sua automobile si può recare presso l'organizzazione per il ritiro di questa chiave. Sarebbe stato riferito al dottor Manso che è l'azione dei ragazzi sulla raccomandazione di corridori in ritardo quando sono indicati dalla direzione di corsa per abbandonare la gara dovrebbe uscire immediatamente dal percorso e vi dà pertanto a non proseguire quando la direzione di gara vi vederà Scappini, chi è? Sei te? Sono Marco. Ha chiesto tuo zio se t'avevo visto. Oh, metti dentro le mani dai. Mezza corsia la strada. Indovina perché? Perché è meglio bici che esiste. Perché c'ha te, no? Sì, sì, i juniores c'hanno cosa di rosa. Aspetta, facciamo vedere chi è che parla, perché dai, sennò... L'uomo mascherato. No, ma io sto qua. Esiste qua? Sì. Faccio i passaggi, come c'è quello che fa la cronaca, almeno si capisce chi sono quelli che passano. Ma tu fai proprio il reportage serio. Eh sì. Questa qua? La frera? E il pandino, quello bianco. Fatti dare le chiavi. Cosa? La gara organizzata dal team Interessi, ragazzi vi ricordiamo sono 9 giri da percorrere. Rigo! Nove giri da percorrere. Matteo, dopo il nostro Scotti, abbasserà la bandierina per dare via ai 147 partecipanti. Enrico! Gabriele! Quando passerà la bandiera dei partiti? Ah, no, mi cambia il terreno, come? Vai a presa diretta, vai tranquillo.
Quanto è tutto piatto? Non ci riesci? No, tengo 50. No, tengo 52. No, no, è giusto. Poi magari non lo so adesso cosa fa Paolo. Allora, sono a disposizione della Federazione Ciclistica Italiana in questa giornata, tutte come abbiamo fatto anche in occasione delle partenze per quanto riguarda le gare precedenti. Vorremmo chiedere l'attenzione di tutti gli atleti, del pubblico e di tutta la carovana per quanto riguarda questa edizione del Trofeo Romano Scotti. Liberazione allievi, perché vorremmo osservare un minuto di silenzio a ricordo di Silvia Piccini, una ragazza che ha perso la vita pochi giorni fa in un incidente mentre si stava allenando. Aveva solo 17 anni, la ricordiamo con un minuto di silenzio la partita. Il colore della nostra compagnia ufficiale team,
passaggio per Toselli, 7 giri al termine. Dopo che sembra lasciar fare, in queste fasi di corsa si conclude anche il secondo dei nuovi giri in programma. 12 secondi ragazzi, 12 secondi. Toselli ancora al comando, è insieme alla conclusione, 36 km all'arrivo, 6 giri al termine, il trofeo Romano Scotti. Sei giri al termine, nel ritardo del gruppo, 30 secondi nel ritardo del gruppo. Ragazzi attenzione, 30 secondi in questo ritardo, mancano 6 giri. Quattro tornate al termine.
Intanto se gli inquadri proseguono nella propria azione al comando del proprio umano scorti liberazione allievi. Lanciato il trappello di testa, Toselli, Bualdi, Banti, Bonino, Chinardi. Secondi, l'ultimo aggiornamento della situazione, eccoli al passaggio di battistrada, tre giri al termine, Toselli, Guardi, Batti, Bonino, Sinappi, tre giri al termine. Stanno guadagnando terreno, abbiamo più indietro il seguitore a 20 secondi, poi c'è il passaggio a 30 secondi, attenzione perché il gruppo sta pedalando con 50 secondi, 3 giri al termine, 3 giri alla conclusione, 3 giri al termine, 50 secondi. Eccoci con il passaggio della testa della corsa. Proprio la competizione. Beh, mi è rimasto da solo. Toselli, Bonino. Così è quello che sta detto. E Gualdi. Attenzione, iniziano l'ultimo giro. Non vediamo ancora il gruppo. Abbiamo all'inseguimento un solo atleta, inizia l'ultimo giro. Abbiamo detto di fatto si è frazionato il gruppo che concorreva al senatore Chinardi, quindi era, faceva parte del gruppetto di testa. Magari bruci pure prima del tempo. Quindi c'è il passaggio in questi istanti di altri corridori, gruppo che si è frazionato notevolmente, questo gruppetto è a 50 secondi, questo drappello è a 50 secondi. All'inizio dell'ultimo giro ci viene segnalato ancora molto molto attivo Toselli. Le tabelle medie previste da 37 a 30. Continua a suonare la campana per il gruppo che ha circa 1 minuto e 20 secondi di ritardo dalla testa della corsa. Dai, dai! Ci sono 4 corridori in forte recupero alle spalle. Un chilometro al termine.
stavo risalendo bordo bordo. E siamo ormai all'epilogo appunto del trofeo Romano Scotti Liberazione Allievi. Abbiamo detto avevamo al comando Coselli, Bonino, Gualdi, Brunori, Chinappi, sui quali si stavano portando altri quattro corridori, ma il quintetto di testa dovrebbe presentarsi compatto all'ingresso del rettilineo d'arrivo. Siamo ormai a pochi istanti, eccoci con i cinque battistrada, una volata Ranieri Stretti a decretare il vincitore di questa edizione del trofeo Romano Scotti. È lanciato lo sprint, eccoci con la volata trofeo Romano Scotti Liberazione Allievi, e ad aggiudicarsi questa prova è Simone Gualdi della Cene. Gualdi, Brunori dovrebbero essere i primi due classificati. Attendiamo comunque la conferma per quanto riguarda le prime tre posizioni. Vittoria per Simone Gualdi, gli applausi sono tutti, sono per gli allievi che portano a termine la prova, che portano a termine questa edizione del trofeo Romano Scotti. Tra qualche istante procederemo con la cerimonia di premiazione. Ce l'aveva due, quella che è stata tutto il tempo.